Presentato oggi a Piazza Affari il piano industriale della Banca Popolare di Sondrio, il primo dopo il passaggio ad SPA. Nel triennio previsti dividendi agli azionisti per 550 milioni di euro. Il piano di sviluppo rurale 2014-2022 ha portato alle aziende agricole della provincia 7,5 milioni di euro di risorse. Lo fa sapere Regione Lombardia, che ora sostiene gli agricoltori under 40. Si apre domani sera a Castione il Chapelle d'Oro, il più antico concorso enologico valtellinese. Il concorso premierà i vini non etichettati dei piccoli produttori. Tante le iniziative a corollario fino a domenica. Buonasera e benvenuti al nostro telegiornale. In un contesto difficile, la Banca Popolare di Sondrio, forte dei numeri e della solidità economica, guarda avanti con fiducia e presenta a Piazza Affari il suo piano industriale. Nel triennio previsti dividendi per gli azionisti per 550 milioni di euro. Per la prima volta la Banca Popolare di Sondrio presenta il suo piano industriale nella cornice di Palazzo Mezzanotte. Quali sono gli elementi caratteristici di un piano ambizioso in un contesto abbastanza, diciamo così, problematico? I caratteri distintivi sono quelli che abbiamo esposto, e cioè una banca che continua a fare la banca in un modo a modo suo, che è la sintesi e la rappresentazione di una storia di 150 anni. Cosa vogliamo fare? Fare la banca vuol dire continuare a fare credito, assistere le imprese e cercare con loro di affrontare anche le difficoltà del momento. Speriamo che la situazione abbia a migliorare. Vuol dire anche evolvere in modo complementare su quegli altri comparti, quelli che si definiscono commissionali, del risparmio gestito, della banca assicurazione, dell'internazionale. Lei ha parlato di una banca radicata nel territorio con la testa nel mondo. È uno slogan ancora funzionale? Beh, direi fondamentale. Ecco, noi viviamo tra le montagne, diciamo che siamo protetti dalle nostre montagne, ma abbiamo sempre guardato oltre, anche perché non dobbiamo farci prendere dalle paturnie. Le montagne sono belle, però bisogna guardare, essere un po' con la testa nel mondo. E questo l'abbiamo dimostrato con la capacità di internazionalizzare la nostra attività, internazionalizzare a servizio della clientela, con una storia che dura da 30 anni e che ci ha consentito di avviare relazioni con 1700 banche corrispondenti, di essere presenti in 100 paesi, gestire anche situazioni geopolitiche difficili. Infine un valore importante, quello della sostenibilità, declinato su diversi fronti. Noi siamo sempre guardato con attenzione alla sostenibilità, anche perché la nostra matrice è una matrice, direi, se andiamo indietro nei secoli, è una matrice contadina, per cui il contadino guarda sempre con molta attenzione alla sostenibilità. Per cui non facciamo altro che rafforzare questo concetto, diffondere questa cultura e nell'interesse reciproco anche lavorare con le aziende per sensibilizzarle in questa fase di transizione. Sfiorano i 7,5 milioni di euro le risorse investite con il piano di sviluppo rurale 2014-2022 nelle aziende agricole della provincia di Sondrio. Il dato diffuso dalla regione arriva insieme ad un nuovo contributo rivolto ai giovani imprenditori del settore. Sono 216 le aziende agricole finanziate in provincia di Sondrio dall'inizio del piano di sviluppo rurale 2014-2022 per un totale di 7.400.000 euro di risorse. Questo è il dato diffuso dalla regione, che annuncia nell'ambito dello stesso PSR lo stanziamento di oltre 5 milioni di euro per la costituzione di nuove aziende con giovani imprenditori under 40. Le difficoltà attuali del comparto agricolo, afferma l'assessore all'agricoltura, alimentazione e sistemi verdi Fabio Rolfi, testimoniano come sia necessario un profondo processo di innovazione. Per questo il ricambio generazionale gioca un ruolo fondamentale. Avere ragazze e ragazzi in agricoltura significa portare diverse idee imprenditoriali, visione del futuro ed energie nuove.
Finanziamo non solo le start-up, ma incentiviamo anche il subentro dei giovani, ha aggiunto Rolfi, nelle aziende agricole di famiglia per garantire continuità alle imprese e alle filiere. Con questa nuova misura salgono a 1.500 le imprese giovani under 40 che abbiamo incentivato in questa programmazione, con un investimento totale di 45 milioni di euro. Per i giovani imprenditori agricoli di montagna l'incentivo è di 50.000 euro e in provincia di Sondrio sono 11 le aziende finanziate. Accanto alla nascita di nuove aziende under 40, la Regione ha investito 4 milioni di euro sugli istituti agrari statali della Lombardia per ammodernare le attrezzature didattiche, una misura che sarà replicata anche quest'anno allo scopo di accorciare la distanza tra scuola e lavoro, introducendo quindi negli istituti agrari macchinari innovativi ormai usati quotidianamente. ATS della Montagna comunica che a partire dal mese di luglio cambieranno le sedi e gli orari delle strutture che effettuano la vaccinazione anti-Covid-19. Sul sito dell'agenzia è disponibile l'elenco completo. Come sempre, la prenotazione può essere effettuata online cliccando la categoria di interesse. Si è spento ieri mattina a Milano Toni Martucci, indimenticabile ideatore e curatore della popolare festa Stra Triangia. Si è spento ieri mattina a Milano all'età di 95 anni Toni Martucci, indimenticabile ideatore e curatore della popolare festa di Stra Triangia dal 1975 al 2002. A nome della comunità di Triangia è l'ex assessore Pierluigi Morelli a tracciare il ricordo del popolare presentatore e autore musicale. Ha saputo promuovere il nostro paese fino a rendere la nostra festa ferragostana come una delle principali attrazioni estive di tutta la provincia, scrive Morelli, un galantuomo d'altri tempi, legato ai valori tradizionali e infaticabile sorgente di numerose idee originali, legatissimo a Triangia. Una messa in suffragio sarà celebrata domenica 10 luglio alle 11 nella frazione di Sondrio. Credo che fosse tornato il primo cameraman della camera portatile, ma però vedo che si trasforma in fotografo. Vieni qui un attimo, vieni qui un attimo, vieni qui Gianni, vieni. Ecco, questo è un artefice molto importante, un elemento molto importante per quanto riguarda la troupe tecnica di Tele Valtellini. Bravissimo, veramente bravo, dobbiamo ringraziare lui per le bellissime inquadrature, nostro Gianni. Ma tutti sono bravi, avevo già detto l'altra volta con questi ragazzi, mi trovo benissimo perché hanno fantasia. Incrementare il welfare aziendale per favorire la conciliazione tra lavoro e cura della famiglia. Un esempio in Valtellina viene dalla Webtech di Poggi Ridenti che dà il via all'esperienza del camp estivo per i figli dei dipendenti. Prima in Valtellina per il welfare aziendale, la Webtech di Poggi Ridenti dà il via all'esperienza del camp estivo per i figli dei dipendenti. Il progetto nasce da un'idea nostra interna che vuole portare per 2 settimane i bambini in azienda a far conoscere la nostra realtà, a capire come lavorano i genitori, dove lavorano, in che contesto e portano anche i genitori a sgravarsi per almeno un paio di settimane d'estate della babysitter o del pagamento di un campo estivo, in quanto abbiamo scelto di fare tutto in maniera gratuita. Ci saranno 18 bambini dal 6 ai 12 anni, l'obiettivo comunque di tutto il campus è quello di realizzare un cartone animato che disegneranno i bambini e tramite un illustratore e un videomaker, grazie alla collaborazione con un'azienda valtellinese che si chiama Watermelon, verrà poi realizzato questo cartone animato e portato, diciamo, sui social. Da sempre cerchiamo di conciliare quello che è il mondo del lavoro a quello che è la vita privata dei lavoratori e dunque cerchiamo di attivare un sacco di iniziative dal team building interno a dei benefit per i lavoratori a quello che può essere questo progetto che va a conciliare la famiglia, i bambini nello specifico, con i genitori che lavorano da noi. Questa è un'idea che potrebbe essere applicata da chiunque. Noi sono 3 anni che abbiamo progettato di fare questo tipo di attività, purtroppo il Covid non ce l'ha permesso,
E quest'anno fortunatamente, grazie anche al calo delle restrizioni, siamo riusciti ad attivarlo. E abbiamo sempre lavorato con enti, con comuni, in modo particolare nella gestione appunto dei campi estivi, dei centri estivi. Ci è arrivata questa proposta e l'abbiamo accolta molto favorevolmente, perché vediamo proprio con interesse la collaborazione tra il no profit e il profit, tra il terzo settore e il mercato, proprio in un'ottica generativa, nel senso che crediamo che insieme, ciascuno per le sue proprie competenze, possiamo aiutarci vicendevolmente con lo stesso obiettivo, che è quello di generare benessere e welfare, e soprattutto nei confronti delle famiglie e della problematica della conciliazione famiglia-lavoro. Ha studiato e messo sul campo gli antichi semi di grano saraceno e di segale. È il progetto Conserva, di cui sabato saranno esposti i risultati nell'incontro in programma nella sala consiliare di Teglio dalle 14. Saranno presentati sabato 2 luglio a Teglio i risultati del progetto Conserva, conservazione, gestione ed uso sostenibile delle risorse genetiche di grano saraceno e segale in Valtellina. Il progetto, cofinanziato da Regione Lombardia, ha visto in questi 3 anni operare enti di ricerca, agricoltori e amministrazione locale per caratterizzare e conservare gli ecotipi valtellinesi di questi grani. L'obiettivo è stato valorizzarli promuovendo lo sviluppo di una filiera agroalimentare locale. Dal 2019, anno di avvio del progetto, i partner hanno lavorato con la comunità agricola locale, che è stata punto di partenza di tutte le attività. L'insieme di queste indagini ha permesso di mettere in luce le peculiarità degli ecotipi tellini di segale e grano saraceno sotto diversi punti di vista, genetico, agronomico e storico, e di realizzare una carta di identità per queste sementi, permettendo al consumatore di riconoscere quei prodotti che sono realizzati utilizzando farine locali, sottolinea Sandra Citterio dell'Università di Milano Bicocca. Acquistando questi prodotti, il consumatore può così diventare parte attiva nella conservazione di una cultura tradizionale e contribuire a tutelare un frammento di storia agricola del territorio, fatto di impegno e rispetto per la natura. I semi di segale e grano saraceno sono stati moltiplicati dalle aziende agricole partner di progetto e sono stati poi distribuiti a tutti gli agricoltori attivi sul territorio comunale. Gli ecotipi locali sono così attualmente gli unici coltivati nel comune di Teglio, al fine di evitare che si ibridino con sementi commerciali di origine estera, perdendo le loro caratteristiche genetiche e nutrizionali. La conservazione delle agrobiodiversità locali è oggi riconosciuta come fondamentale per il rilancio di un'economia di montagna, attenta al paesaggio e alla cultura del posto, e rappresenta una risposta efficace a tutti quei consumatori attenti alla qualità e sostenibilità di ciò che mangiano. Il Chapelle d'Oro, il più antico concorso enologico valtellinese, nato per valorizzare le piccole produzioni vitivinicole del territorio, torna a Castione da domani sera fino a domenica 3 luglio. Da ormai 37 anni il concorso è rivolto ai piccoli produttori locali di vini non etichettati e seleziona ogni anno 3 vini rossi vincitori per ogni categoria, IGT, DOC e DOCG. Per la 37esima edizione del concorso enologico sono previste quest'anno a Castione e nei dintorni una serie di iniziative come la cena con Barbara Galimberti, esperta di studio, raccolta e impiego creativo in cucina di erbe spontanee nei menù, il trekking lungo i terrazzamenti vitati della Sassella con visita alle incisioni rupestri e alle cantine e l'assaggio dei vini del territorio, la degustazione panoramica di vini in villa e ogni giorno menù tipici e pizzoccherate, spettacoli e serate disco, aperitivi, bike wine tour e molto altro. Domenica 3 luglio, in attesa della premiazione finale e dell'assaggio dei vini vincitori della 37esima edizione, Castione ospiterà anche il raduno di vespe storiche, i cori tradizionali e il trofeo Carretti alla riscossa. Per questa sera era l'ultima notizia, io vi do appuntamento a domani e auguro a tutti una buona serata.